Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, questo è un video dedicato alla cottura del mais e delle tiger. Più di qualche volta ci avete chiesto consigli, ci avete chiesto pareri e anche come proprio vengono e devono essere cucinate le granaglie, quindi il mais e le tiger. E purtroppo io e Max non facendole, perché non abbiamo né il tempo e non siamo nemmeno organizzati per poterlo fare, anche se in realtà basterebbe un bruciatore, una pentola, però comunque facendole in quantità non siamo organizzati. E solitamente io e Max li facciamo fare, quindi quando abbiamo bisogno andiamo praticamente a farcele fare. Quindi in questo video ho chiesto un favore ad un amico e ora mi trovo praticamente da lui, quindi adesso vi farò vedere come questo mio amico fa il mais e le tiger, quindi come lui le cuoce, i tempi di cottura, i vari passaggi, eccetera eccetera. E una cosa, io vi mostrerò ovviamente il suo modo di cucinare le tiger e il mais, perché poi ognuno ha il proprio modo, i propri tempi, i propri sistemi, quindi io vi mostrerò il suo modo. Quindi ecco, prendete la cosa molto con le pinze. Quindi passaggi, processi, tempi di cottura, eccetera, ragazzi, io vi dirò quelli che fa il mio amico, ok? Per motivi di privacy non riprenderò il mio amico e tantomeno l'ambiente in cui mi trovo, quindi vedrete riprese o su di me o strettamente sulla pentola, sul mais, sulla taglia, quindi non farò proprio riprese in giro. Quindi ragazzi, spero che questo video vi possa aiutare e via. Allora, eccomi qui. Partiamo ragazzi, faremo il mais e le tiger, quindi partiamo dal mais, disastro, mais e tiger, ok? Quindi partiamo dal mais secco, che è questo qui, ed è molto duro, va messo in ammollo circa 2-3 giorni in acqua, poi ovviamente ognuno alla propria maniera, chi meno, chi più, ma generalmente sono 2-3 giorni a bagno. Poi dopo 2-3 giorni si prende con la stessa acqua che lo avete messo in ammollo, va messo nella pentola e lì poi va fatto cuocere. Quanto? Più o meno dai 40 minuti a un'ora circa, dipende, ovviamente poi dovete controllare da quando bolle l'acqua. Come fate a controllarlo? Il mais si deve rompere, poi vi faccio vedere come. Adesso vi faccio vedere il mais messo nella pentola, quindi una volta fatto, appunto, messo in ammollo, lo si mette nella pentola. Adesso vi faccio vedere. Mais prima della cottura e mais cotto. Vedete la differenza? Questo ragazzi è il risultato che dovete ottenere, ok? Il mais si deve spaccare, vedete? Deve rompersi. Quando arrivate a questo stato qui è cotto.
Allora ragazzi, per il mais avete capito, l'importante è metterlo bene in ammollo, quindi 2-3 giorni bene in ammollo. Una volta fatto questo lavoro, in pentola, accendete il fuoco e fate bollire. Deve bollire almeno 40 minuti, un'ora, dipende. E poi fate sempre la prova, quella per che si deve rompere in mano praticamente, quindi quando vi si rompe in mano sapete che siete arrivati al punto di cottura giusto. Adesso vediamo le tiger. Allora ragazzi, queste sono, come vi dicevo, le tiger ancora secche, quindi ancora da lavorare. Queste sono le tiger in ammollo, quindi dopo 2-3 giorni di ammollo sono così. Già vedete la differenza solo da secche a già a farle mettere in ammollo praticamente un paio di giorni, 2-3. E queste sono le tiger, come vedete anche qui in ammollo, poi diventano praticamente così, si schiariscono un po', alcune, non tutte, e poi vanno fatte bollire anche queste. E adesso vi mostrerò anche la cottura delle tiger. Diamo una sbirciatina. Bene ragazzi, allora tra pochi minuti andremo a togliere le tiger cotte e ovviamente vi mostrerò il tutto. E mi raccomando ragazzi, l'importanza del mettere in ammollo prima il mais e le tiger è molto importante e fondamentale, perché ne va poi della cottura e della buona riuscita appunto del risultato finale. Allora ragazzi, vi dico per eventuali domande che magari potete fare in seguito e che già ci avete fatto. Ora vi abbiamo fatto vedere la cottura del mais e delle tiger in maniera molto semplice, però si possono anche aromatizzare, quindi potete aggiungerci dell'aglio, della melassa, degli aminoacidi, quindi potete andarci ad aggiungere a vostro piacimento appunto queste cose qui. Io ho chiesto al mio amico e lui mi dice che per abitudine lui, ok, quindi non prendete la cosa, non fossilizzatevi su quello che vi sto dicendo, prendete la cosa con le pinze, lui lo fa sempre dopo la cottura, perché mi spiegava che se si va a mettere la melassa o comunque un aminoacido o qualcosa in fase di cottura, l'ebollizione dell'acqua e la temperatura elevata possono andare a togliere, diciamo, le proprietà delle stesse, quindi lui preferisce farlo sempre dopo la cottura. Quando una volta cotto lo mette in dei bidoni ermetici e lì poi gli mette l'aglio, la melassa, gli aminoacidi, quindi poi in quella fase lì va a mettere appunto queste cose. Ecco, quindi vi ho anche detto questa cosa qui. Bene ragazzi, allora
finito, quindi abbiamo cotto il mais e le tiger. E niente, allora essenzialmente le cose importanti sono: a, innanzitutto mettere in ammollo il mais e le tiger, quindi sempre vanno messi in ammollo almeno un paio di giorni, 2-3 giorni circa, e una volta fatto questo lavoro vanno messi in una pentola con la stessa acqua che li avete messi in ammollo. E la cottura, come vi dicevo prima, ripeto, circa dai 40 minuti un'ora per il mais, poi dovete sempre vedere appunto che si deve appunto rompere in mano, e invece per le tiger circa una mezz'ora, però anche lì è un tempo un po' indicativo. E ripeto, per le fasi poi di aromatizzazione, vi dicevo, il mio amico mi consiglia di dirvi di farlo dopo la cottura, proprio per evitare che la fase della cottura, quindi l'acqua in ebollizione, vada a in qualche maniera interrompere o diminuire comunque l'effetto della melassa, aminoacidi, dell'aglio, insomma quello che ci andrete a mettere. Detto questo, ragazzi, spero il video vi sia stato d'aiuto. Scrivetemi nei commenti ovviamente i vostri pareri e eventualmente domande che avete da fare. Noi ci rivediamo in un prossimo video, e intanto io vi saluto tutti quanti. Ciao ragazzi!